Ciao a tutti, siamo qui a presentare le nuove modifiche portate a questo campionato italiano a Milazzo. Partiamo da il nuovo telaio che è stato studiato per avere una maggiore flessione. Adesso sono stati corrette delle cose per avere maggiori regolazioni sui bracci posteriori. Inoltre, visto che siamo riusciti a abbassare molto di peso la macchina, abbiamo la possibilità di applicare quindi a questo punto il peso nel miglior punto della macchina, che è al centro e subito avanti alle batterie. Come abbiamo fatto per abbassare il peso? Vi faccio vedere di tutto il materiale in titanio, parliamo di tutti i perni dei bracci. Successivamente l'assale anteriore integrale con la puleggia incorporata, quindi eliminiamo anche la possibilità del grano che si può sempre svitare, sempre in titanio. Un nuovo mozzo posteriore alleggerito, già avevamo quello alleggerito, questo è ancora più alleggerito. Ed infine delle boccole di riduzione per tutta la macchina sui cuscinetti, sia differenziali che barilotti interni. Con tutte queste cose siamo riusciti ad andare sotto peso di circa 250 grammi, che aggiungendo poi questi particolari in ottone riandiamo a peso e abbiamo la macchina però comunque più neutra possibile, perché tutto il peso è concentrato al centro della macchina. Oltre a queste cose qui sono state prodotte queste prolunghe per gli ammortizzatori posteriori, ci aiutano a sdraiare ancora di più l'ammortizzatore, e l'anteriore uguale, si incastrano perfettamente sul braccio. E niente, inoltre, non da poco, il cardano anteriore che sostituisce il vecchio cardano in acciaio, in Ergal, trattato antiusura solo sulla parte dello snodo, così da poter avere una massima, una minima usura sulla parte dello snodo, ma comunque sull'asse una massima torsione possibile. E niente, diciamo che oggi come oggi siamo stati molto fortunati, chiamiamola fortuna, ci siamo preparati sicuramente al meglio, ci siamo portati a casa un ottimo primo posto con D'Angelo Giuseppe. E adesso in questo momento sta correndo l'F1, speriamo di poterci portare a casa anche un altro podio. Grazie a tutti, ciao, alla prossima!